Essere restaurati dall'amore non è qualcosa che dipende da me stessa, è qualcosa che posso veramente ricevere. E quando si riceve qualcosa, un regalo, non se ne conosce veramente l'ampiezza né cosa ci porta di bene, si conosce il suo valore solo quando lo riceviamo. Per me, ricostruito per amore, vuol dire che realizzo che la mia vita è un dono. Ed è per amore di colui che me la dona che ritorno alla vita. Essere ricostruito dall'amore è come rinnovare il proprio modo di pensare e abbandonare il vecchio. Per me, ricostruita dall'amore, lo sento, lo vivo. Sapete, non ho una filosofia per questo, ho un'esperienza. Sono stata restaurata dall'amore di Gesù e dall'amore di coloro che lo seguono. Quest'anno del Giubileo della Misericordia, il Papa Francesco ha scelto precisamente questo tema della misericordia per la 31esima GMG, Giornata Mondiale della Gioventù, che si è svolta a Cracovia, in Polonia, nel luglio 2016. Le Giornate Mondiali della Gioventù sono un invito del Papa ai giovani del mondo intero per incontrarsi e essere incoraggiati nella loro fede. È il Papa polacco Giovanni Paolo II che le ha iniziate nell'anno 1984. La settimana precedente alla GMG, la comunità Chemin-Neuf ha organizzato il festival Paradise in the City con l'appoggio della diocesi di Lodz. Quando abbiamo inteso che il Papa aveva scelto beati misericordiosi perché otterranno misericordia, ci siamo subito chiesti come agire perché questo messaggio potesse essere accessibile a tutti. E Restored by Love è sorto come un'evidenza, era veramente quello che volevamo vivere. Questa città di Lodz, dove noi abbiamo scelto di presentare il festival, è una città che ha bisogno di essere restaurata. Era per noi una conferma, questa città è una parabola per i giovani, una parabola di ricostruzione. Lodz è la terza grande città della Polonia. All'inizio del XX secolo è un centro importante dell'industria tessile, nella quale coesistono quattro grandi culture, polacca, russa, tedesca e giudaica. È questo contesto che conosceranno San Massimiliano Kolbe e Suor Faustina, gli apostoli della misericordia. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Lodz vivrà una tragedia della persecuzione e dello sterminio degli ebrei della Germania nazista. Oggi la città è in pieno rinnovamento, sia sul piano economico che culturale. Durante questo festival, la comunità Chemin-Neuf ha accolto più di 5.000 giovani di 40 paesi per una settimana di preghiera, di insegnamenti, di attività sportive e culturali,
al fine di incontrarsi e incontrare il Signore. Questo festival vuole aprire un cammino per i giovani, per immergersi nella misericordia ed essere restaurati dall'amore. Restored by Love è un tema vicino a me. È un tema che non conoscevo prima di venire in Polonia ed è apparso come una prova di fedeltà di Dio per me. Il Signore mi ha lavorato in un modo pieno di tenerezza. È veramente una ricostruzione fatta per amore, perché è stata una ricostruzione lenta, in alcuni momenti violenta, ma mai forzata. Mi ha sedotta, mi ha catturata, per farmi arrivare dove sono adesso. Quando ero piccola sono stata adottata. Per me tutto era normale. Ho sempre avuto l'amore dei miei genitori. Durante questo anno ho scoperto di avere una grande ferita riguardo a tutto questo. Non potevo mai credere all'amore fino in fondo. C'era sempre questo passaggio che diceva: la madre non è capace di abbandonare i suoi figli. Una madre non abbandonerà mai suo figlio. Per me questa parola era un po' complicata, perché ogni volta che l'ascoltavo io mi dicevo: sì, ma mia madre biologica mi ha abbandonato. E in questo anno, vedendo tutto quello che Dio aveva preparato, il modo con cui mi ha guidato, come ha aperto le porte, il modo come io sono stata costruita, ricostruita, restaurata, ho potuto veramente sperimentare un amore gratuito, immenso, infinito, e questo amore ha riempito il mio cuore. Circa 30 giovani hanno vissuto un anno a Lodz per preparare il festival Paradise in the City. Ciascuno di loro ha la propria storia di ricostruzione per amore. Hanno abitato e lavorato in una casa per studenti della comunità Chemin Neuf in via Jarasà. Questa via è vicino a quello che fu il primo ghetto ebreo durante la Seconda Guerra Mondiale. Una zona di 4 km quadrati riempita di 200.000 persone. Questa casa ha anche una storia speciale di restauro. Niedaleko stąd przebiegała granica getta łódzkiego. Tutaj w tym budynku. Non lontano di qui passava la frontiera del ghetto di Lodz. Qui dentro questo stabile erano prese tutte le decisioni che riguardavano il ghetto, come le decisioni che riguardavano lo sterminio degli ebrei di Lodz durante la Seconda Guerra Mondiale. Quando abbiamo fatto la domanda per questo stabile, era molto chiaro che per le autorità della città una comunità come la nostra poteva essere utile in questo luogo, in un quartiere trascurato, molto povero, malgrado la sua posizione in centro città. Noi abbiamo potuto sottomettere in modo particolare questo progetto a Lodz, ad un'organizzazione tedesca che si chiama Renovabis e che ha accettato di sostenerci nel lavoro di restauro. Per me è molto importante che la più grande parte del progetto sia stata finanziata con il denaro che viene dalla Germania e che ci aiuta a ricostruire questo luogo, ricostruirlo non solo materialmente, ma anche spiritualmente. Penso che la grazia più grande ricevuta quest'anno è stata quella di entrare nella scuola della misericordia. Ho imparato la misericordia verso me stessa e verso gli altri. Io sono qualcuno che aspira alla perfezione e tutte le volte che io mi isolo sulle mie debolezze non è facile per me. In fondo, ho difficoltà a credere che Dio mi ama di un amore costante, indipendente da cosa io possa fare. Ho passato tutto l'anno a scoprire e comprendere questo mistero, questo amore misericordioso, il fatto di poter tornare sempre verso di Lui. Je suis dyslexique.
Sono dislessico e quindi ho difficoltà ad imparare a leggere e a scrivere. Mi sentivo veramente una nullità quando ero a scuola. Non avevo nessuna stima di me stesso. Abbiamo avuto l'occasione di fare dei corsi in polacco. È necessario sapere che il polacco è una lingua molto complessa e ho rivissuto come quando ero in prima elementare sui banchi di scuola. Ho sentito che c'era ancora in me questa ferita. Non valgo niente, non è possibile essere amato, non ho valore per gli altri. Attraverso quello che ho sperimentato, il Signore si è rivelato e ho potuto rimettere in Lui la mia fiducia, perché trovo in Lui la forza di cui ho bisogno. In questo stabile, in questa casa per studenti, si trova anche una grande cappella per un centinaio di persone. Per me personalmente questa cappella è un bel segno della provvidenza di Dio. Ora è il nostro luogo principale di preghiera. Posso donarvi un esempio preciso di un piccolo luogo che il Signore ha visitato quest'anno. Per 2 settimane avevo molto male alla schiena, in particolare all'adorazione, durante la mia preghiera. Non potevo mettermi davanti al Signore, non riuscivo fisicamente a trovare il modo per pregare bene. Durante l'adorazione ho ricevuto un testo dal Signore. Era nel Vangelo, in Luca 13:11. È il testo della donna curva, che il Signore vuole risollevare e che il Signore guarisce. In effetti, io mi sono resa conto che risollevarsi non è solamente tenersi dritti e non avere male alla schiena, ma posizionarsi in faccia all'altro. Penso che questo luogo può essere anche un luogo di preghiera particolare per l'unità e la pace nel mondo, specialmente in questi tempi che viviamo oggi. Questo luogo, in un certo modo simbolico, rilegge la storia, la cattiva storia di questa città con la buona, la nuova storia. Questo luogo si ritrova nel tema Restored by Love. Venire qui, per me, è come un doppio pellegrinaggio. Un pellegrinaggio fisico, venire dall'Inghilterra verso la Polonia, dove non sono mai stata, e un pellegrinaggio spirituale, venire ad un festival dove la maggioranza è cattolica. Ho una convinzione che è aumentata in me dall'anno scorso. In quanto cristiani, dobbiamo andare gli uni verso gli altri per arrivare all'unità. Abbiamo avuto un'eucaristia anglicana, dove attendevamo presso a poco 200 o 400 persone, ma sono venute 1200 persone, quindi molti cattolici per scoprire che cos'era. È stato straordinario, è una vera lezione di umiltà vedere tante persone venire alla celebrazione dell'eucaristia anglicana per condividere insieme quello che è possibile. Noi abbiamo aperto la nostra chiesa. A Łódź non ci sono problemi con l'ecumenismo. L'apertura ad altri cristiani che confessano Gesù Cristo è abituale qui e noi ci ritroviamo con altri per celebrare insieme. Ma nella storia di Łódź, delle chiese di Łódź, è la prima volta che noi abbiamo avuto una celebrazione anglicana. Le parole dei relatori presenti al festival, come quelle del Papa a Cracovia, hanno toccato il cuore dei giovani.
ci aiutano a comprendere in profondità che cosa vuol dire essere costruiti dall'amore. In tutte le circostanze, tutte le persone desiderano in primo luogo sentire di essere utile, che la propria vita ha del senso, che è accettata, che è amata. Mi sembra che oggi, più che mai, abbiamo bisogno di questo e che può essere ancora più importante fare esperienza che ascoltarlo semplicemente. Ho compreso che a causa del peccato, a causa delle false decisioni, a causa delle relazioni mancate, si muore, si perde la vita. Come tornare alla vita? Solamente quando sperimentiamo l'amore, l'amore che non è la ricerca di sé, quando si è accettati dagli altri come si è realmente, quando la gente ci fa sentire il nostro valore anche quando siamo peccatori, deboli, è allora che noi ritorniamo alla vita. Quando noi siamo perdonati, noi siamo stati liberati per essere coloro che perdonano. Una delle cose più difficili da realizzare è di credere che noi siamo veramente amati da Dio. Particolarmente per alcuni giovani di oggi, quando sono nell'oscurità della notte e guardano all'interno di loro stessi, non gradiscono quello che vedono, ma Dio ama quello che vede e Lui vede in modo più preciso di loro. Ed è questo che noi dovremmo essere in quanto Chiesa, dei ricettori di misericordia, perché possiamo debordare di misericordia in questo mondo senza pietà. Se tu sei debole, se tu cadi, guarda un pochettino in alto e c'è la mano tesa di Gesù che ti dice: alzati, vieni. E se lo faccio un'altra volta, anche. E se lo faccio un'altra volta, anche. Ma Pietro una volta gli ha domandato al Signore: ma Signore, quante volte? 70 volte 7. Il Papa Francesco ha scritto che il nome di Dio è misericordia. È molto importante perché il nome designa l'identità. Egli è misericordia, misericordia assoluta. Egli è l'amore che non attende reciprocità. È l'amore senza limiti. È l'amore che non si stanca. È solo l'esperienza di un tale Dio che conduce l'uomo ad esercitare la misericordia. Al cuore del festival, durante il cammino di misericordia, Anna Maili, ebrea, nata in Germania, ha raccontato sul podio principale la sua storia personale di ricostruzione. Anna è fuggita dalla Germania perché suo padre ha potuto trovare un posto per lei sul Kindertransport, il trasporto per i bambini, prima che la Seconda Guerra Mondiale esplodesse. È arrivata in Inghilterra ed è cresciuta in una famiglia inglese. Quando salutavo i miei genitori, io pensavo di andare a fare un viaggio magnifico ed ero scioccata nel vedere le loro lacrime. In quel giorno dell'anno 1939 fu l'ultima volta che vidi i miei genitori. Durante molti anni io non ho saputo quello che gli era successo e non volevo saperlo. Ho mascherato la mia pena perché era difficile fare fronte. Verso i miei vent'anni ho preso coscienza che in fondo a me stessa avevo delle tenebre, dell'amarezza e dell'odio. Ero rattristata per quello che ero. Il mio cuore era duro. E voi sapete che quando si chiude il proprio cuore diventa molto difficile amare. Ero turbata di essere una persona così fredda, incapace di amare.
Nel processo di ricostruzione c'è un passo importante che è quello del perdono. C'è una decisione che è quella di dire: io rinuncio al mio diritto alla vendetta, al mio diritto di essere ripagato, ed entro in un cammino che il Padre mi presenta, che è un cammino di misericordia. Ma io non posso perdonare se io stesso non sono stato perdonato, se non accolgo profondamente questo amore misericordioso del Padre per me, che sono peccatore. In my despair, I heard the words of a preacher. Nella mia disperazione ho inteso le parole di un predicatore. Gesù è morto sulla croce per la mia collera, la mia amarezza e il mio odio. In quel momento ho risposto all'invito che mi è stato fatto, quello di rimettere i miei peccati e le mie sofferenze alla croce. Lift up to him all your wounds, tutte le mie ferite, i miei peccati peggiori. An inward transaction took place. That was the start of my healing. Un'alleanza intima ha preso posto. Questo fu l'inizio del mio cammino di guarigione interiore, di perdono. Ho gustato la misericordia di Dio per me e la potenza della liberazione sulle conseguenze del mio passato. Voi vi state chiedendo che cosa ne è stato dei miei genitori dopo la mia partenza nel 1939 e che cosa c'entra Lotz nella mia storia. I miei genitori sono stati presi a Colonia e sono stati deportati al ghetto di Lodz. Hanno passato l'inverno del 1941 prima di essere incolonnati in un treno verso Elmno. È la prima volta oggi che io vedo il luogo dove sono morte nelle camere a gas. Perdonare non è esattamente riconciliarsi, perché ci sono delle cose che sono irriconciliabili. Al contrario, per grazia, io posso entrare in un cammino di perdono. Per la grazia, con il tempo, io posso arrivare a perdonare completamente, cioè essere capace di benedire colui che mi ha fatto del male, desiderare per lui il bene. Il primo bene che posso desiderare per lui è che lui stesso sia ricostruito per amore. Essere ricostruiti dall'amore di Dio è qualcosa che Dio vuole donare gratuitamente. Egli ama dare ai suoi figli questo restauro per avere più vita, più potenza, più pace, più gioia che mai. È qualcosa da accogliere.
Io sento che la misericordia è come se Dio aprisse le braccia, mi fa una carezza, mi tiene fra le sue braccia, un po' come una madre che prende il suo bambino fra le braccia. Per me, ricostruito per amore, e sapere che anche nel mio fallimento più grave, io sono ripreso dalle mani del Cristo. Per me, ricostruito per amore, è la realtà di una comunità cristiana che ama anche quando noi non siamo amabili. Essere ripreso per amore, non c'è niente di più bello. Andare per le strade seguendo la pazzia del nostro Dio, che ci insegna a incontrarlo nell'affamato, nell'assetato, nel nudo, nel malato, nell'amico che è finito male, nel detenuto, nel profugo e nel migrante, nel vicino che è solo. L'amore di Dio ci invita a portare la buona notizia facendo della propria vita un dono a Lui e agli altri. Dalla prima lettera di San Giovanni. Diletti, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato il suo unigenito figlio nel mondo perché noi avessimo la vita per lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Signore, noi ti preghiamo per tutte le persone che hanno la necessità di essere restaurati nella loro storia. Aiutali ad aprire il loro cuore e vieni con il tuo amore per ricostruire la loro vita, perché possano ricevere la tua misericordia. Ti preghiamo per tutti i giovani, perché possano trovare come vivere con te nella loro vita quotidiana. Riempi la loro vita della tua presenza. Signore, donaci un cuore misericordioso per gli altri, per incarnare le beatitudini nella nostra vita.